una decina silenziosa in un pomeriggio assolato. Perfino i cani sembrano cercare l'ombra, mentre un gatto è accoccolato accanto alla vecchia fontana a manovella e sui ballatoi, nel sottotetto, tutte queste intelaiature di legno. È lì che un tempo venivano legate le pannocchie di grano turco già sfogliate, pronte ad essiccare, mentre nei campi le stoppie del mais, ammucchiate in quei caratteristici covoni, dipingono in qualche modo il nostro orizzonte. Certo, altri tempi anche se forse per molti versi non poi così lontani. Sì, poi macchinari più moderni, più sofisticati, ci hanno permesso di risparmiare fatica, di risparmiare lavoro forse. Possiamo non sentire un po' di nostalgia, il pensiero di quando contadini e contadine, tutti insieme, giovani e vecchi, si ritrovavano sull'aia, sfogliavano il grano turco, ma anche stando insieme, cantavano o ballavano. Thank you.
capitavano cose diverse, di più disparate. Magari qualcuno si innamorava, qualcun altro guardava appena le cose che parlavano, oppure in effetti si discuteva, magari si spettacolava. Ma pagherà meglio questo o pagherà meglio quell'altro? E poi capitava anche che arrivava quello che veniva, non che veniva, quello che aveva avuto il coraggio di uscire, di varcare i confini del proprio piccolo borgo. Ed era stato a Torino. Qualcun altro più coraggioso era arrivato fino a Cavour. E quello che veramente aveva battuto tutti i record era stai su dei porti. E quindi veramente aveva delle cose da raccontare. Raccontava le stranezze che aveva visto, personaggi buffi, a suo dire, che aveva incontrato, per ritornare poi ancora in quel piccolo mondo e constatare che in fondo, che sia una grossa città come Cuni, o che sia un paesozzo in una montagna, c'è sempre qualcuno, come si dice, da prendere in mezzo. Qualche mattacchione che è presente non di comunità, magari un piccolino qualunque da sbeffeggiare, sia pure benevolmente. Yeah.
divertimento del giorno di festa finiva, le ultime note dei suonatori si perdevano al sopraggiungere delle ombre della notte e non restava che intonare l'ultimo canto prima di salutarsi. Un canto che in questo caso ci augura un buon viaggio. Dice: buon viaggio, barchetta mia, buon viaggio quando il cielo è sereno e quando il mare calmo, ma ti voglio augurare buon viaggio anche quando il mare forse sarà in burrasca o nelle notti senza luna. Buon viaggio sempre.